Derhoff, buonasera a tutti, siamo ancora qui in questo lunedì sera perché ci sembrava giusto parlare di una riunione molto importante che è quella che si apre appunto domani a Deauville, la riunione estiva con tantissime corse belle, importanti, e già da domani, in questo strano martedì, una volta era domenica, si apre con una bella riunione, diciamo. Con dei gruppi, anche un gruppo 1, il Rothschild e una Listed. Si comincia presto, 12.08, ora inglese, quindi all'una francese e italiana. Alternerò un po' Racing Post e Sporting Life, perché su Sporting Life ci sono le quote, mentre il Racing Post, come al solito, per il disprezzo verso i non tanto amati francesi, preferiscono non metterle. Allora, cominciamo con la prima, arrivo subito, che è il Prix de Cabourg, in cui abbiamo subito un favorito che è un inviato inglese, è Sam Maximus, che ha una linea molto interessante con Asymmetric, che abbiamo visto bene a Goodwood, e con Lusa Hill. Naturalmente la quota di 6 quinti non è molto interessante, anche perché ci sono alcune alternative da vedere. C'è questo Trident, che è un Coolmore di Francia, che ha fatto un bel debutto. C'è Toy Mison, che è un cavallo anche lui che ha vinto bene l'ultima. E se il terreno dovesse essere molto pesante, cosa che non è impossibile, come al solito, attenzione sempre al terreno in tarda mattinata, questo Sunday Best che, appunto, se dovesse piovere a 9 contro 1 mi sembrerebbe una buona scelta each way. Naturalmente altre alternative possono esserci perché sono 2 anni, poche corse. C'è anche un cavallo di Gianluca Bietolini, Hunter Selva. Roby, vai. Sì, allora si parte domani e non di domenica perché hanno dovuto comprimere la riunione. Prendiamo questo martedì spettacolare. San Maximus è chiaramente il giusto favorito. La mia sensazione è che Tom Dascombe stia esagerando. Quando ha un cavallo in forma, corre tutti i giorni. Faccio l'esempio di oggi in Irlanda. Lui ha la linea, assolutamente sì. 6 contro 5. Non è una gran quota, come hai detto tu, ci sarebbe il Coolmore di Francia, che non è probabilmente una prima lama, è un bottom basset, ha vinto il suo debutto, ha vinto bene, 3 lunghezze, non ha battuto molto. Comunque il cavallo che ha battuto si è riconfermato. Al 10 di gabbia non è il massimo della vita. Non saprei perché giocare Sam Maximus da 6 contro 5 non è che mi venga proprio una voglia straordinaria, ecco, sinceramente. Quindi potrei anche starmela a guardare, prendere appunti e vedere. Vai, Max. Allora, la carta sicuramente per San Maximus, come ha già detto Antonio, la linea c'è, cioè, anche per me la quota non mi tende la mano, perché è troppo bassa. E comunque, essendo 2 anni, vedrai che qualcun altro uscirà fuori. Quello di Ryan Moore, di Michael Bell. Anche lui anzi, lui è quello che ha fatto forse più corse di tutti, insieme a quello di Biedolini, Hunter Selva. Sinceramente, anch'io non è che sono tanto portato a giocare questa corsa. Se devo giocare qualcosa, adesso non so qual è la quota di questo di Fabre, viene da un debutto, non è che abbia battuto grandi Sette cavalli. mezzi, sette mezzi, ma molto indicativa perché sai che Ah, okay. poi. Non lo so, forse sì, sicuramente San Maximus, anche perché c'ha l'uno distaccato e ha una linea sicuramente migliore degli altri. Però proverò a giocare questo Trident, nella speranza, insomma, che Fabre riesca a fare la corsa, ecco. Però una corsa quasi da mano in tasca, però se devo dare un cavallo, do questo di Fabre.
Ok, Luca? Sì, io ho guardato il terreno e il terreno dicono Gutusov francese, un buon suple, e quindi non piove assolutamente, ci sono 18 gradi, siamo al mare, ci può essere un po' di vento, quindi può solo che asciugare, quindi faccio che la riunione si corre sul good, al peggio sul Gutusov. Questo lo diciamo per il Rochelle dopo, che è importante. Allora, qui niente, sono due anni, San Maximus viene dalla linea del July, al July Meeting, nelle July Stakes, e quindi è giusto che sia probabilmente favorito. A me non piace giocare un Dascombe in Francia. L'altro, Dai Renin, è figlio di Spill the Beans, te lo ricordi? Lo stallone, il tuo stallone preferito. No, se arriva Dai Renin, alzo le mani. Tra l'altro Ryan Moore su Dai Renin, mentre Fabra tiene Barcellona come monta Coolmore. Io gioco Trident soprattutto perché penso che la piazza, se è 7,5 la quota del vincente, ma dubito perché in Francia secondo me lo danno favorito, la piazza di Trident paga quasi come San Maximus vincente, quindi gioco Trident. Devo ancora trovare il replay del debutto, però penso che questa qua sia una corsa francese, gli altri non li conosco. Ok, sì, io l'ho visto il debutto, vince bene, però sai, poi un debutto è un debutto. Sì, un po' vedere anche stand, sì. Passa all'interno, vince. Si è allungato nel finale. L'importante è che quello dietro abbia rivinto la subito la sua mind. Vai comunque. Passiamo a 1,25, premio Six Perfection, grande cavalla. Gruppo 3, due anni anche questo, 7 furlong per le femmine. E anche qui il betting, diciamo, è più equilibrato, perché abbiamo favorita Zellì, che è una cavalla che ha vinto 3 corse su 3 di Fabre. Io l'ho giocata l'ultima volta, ha vinto molto bene, sempre in controllo, non ha quasi mai stata in dubbio, diciamo, la vittoria. Sono quelle belle corse anche che a metà pista, se non viene un meteorite, sei quasi sicuro di vincere. Però qui ci sono più avversarie. Anzitutto c'è, devo citare una cavalla inglese, che è questa Danè, che non è il termine milanese per indicare i soldi, cioè c'è la H finale. Anche solo perché un pedigree del genere, Dubau, Irizina, giù il cappello. Certo, Simon ed Ed Crisford, diciamo, non è il team più lucente d'Inghilterra, però insomma ha vinto molto bene al debutto a Kempton, battendo nessuno. Però la portano qui, insomma, vediamo, una cavalla che merita sicuramente rispetto, appunto, non fosse altro che per i lombi che ha. Poi abbiamo Oscula, che è un po' il bilancino di tutte le corse per i due anni. George Baghi aveva cominciato molto bene la stagione, adesso decisamente i risultati sono un po' più in calo, però tutto sommato è comunque un trainer agli inizi, quindi ha fatto bene, però sinceramente mi sembra difficile. Lei ha vinto Epsom, insomma, in una pista così, non lo so. E poi c'è l'Aga Khan, Sumera, c'è Love Amour, anche qui parliamo di cavalle con pochissime corse, Love Amour addirittura una sola. Non saprei, direi ancora Zellì. Comunque potrebbe fare 7/4, non sarebbe neanche malissimo per come ha vinto l'ultima. Non so se la giocherò, però se la giocherò, giocherò Zellì. Chiudo con una simpatia, una cavalla simpatica, Black Voice, spagnola. Difficile vedere spagnoli in trasferta, oggi ce ne sono addirittura due. Ha vinto la Zarzuela di 5 lunghezze 3/4, ultima sparata del campo. Per chi ama le favole, ne stiamo vedendo anche alle Olimpiadi. Vai Roby. Sì, questa corsa è la quintessenza delle corse, ovvero sia la bellezza delle corse. Non sai chi è meglio. Cavalli che potrebbero fare il Bussac, qui dentro. Sto parlando di Zellì. Abbiamo visto cosa ha fatto a metà luglio. Curriculum impeccabile, come lo è d'altro canto quella di Crisford. Tra parentesi, hanno qualche culebro che va forte, perché oggi ha debuttato un mezzo crack a Kempton. Guardate quello che ha debuttato. Fast attack. Sembra che sia uno buono buono, anche perché l'hanno giocato tutte le cose. Dubau e Rizina, ragazzi. Buona anche questa. Mi piace delle altre Love Amour, perché anche lei ha un debutto
chiaro che è figlia di Gocken, 1400, dura, sì. Seppure con la curva potrebbero essere già lunghe, però Pascal Bari non è tipo di improvvisare, se le debutta il 20 giugno in percorso di velocità, la mette in curva, avrà visto qualcosa. Sì, mi piace Zellì, ma ripeto, la quintessenza delle corse sono proprio, della corsa è proprio questa, ovvero sia avere diverse cavalle buone, presunte buone. No, quelle di George Bowie proprio no. Oscula, continuo a ripetere che è una cavalla che vince le Woodcock, fino a tubo a parte, può essere buona solamente fino all'agosto dei due anni, poi niente. Quindi subisco in pieno. Direi ancora Zellì, ma è da vedere con quella di Discord. Vai, Max. Max. Allora, io andrei su questo di Crisford, perché il debutto mi è piaciuto. È anche vero che hanno una corsa, chi ha una corsa, non si sa se poi possono confermare o meno la prestazione. Però ho visto che sta dovunque a 5 contro 2, quindi è la contro di Zellì. Questo di Ryan Moore, che porta Ryan Moore, pure per me non è niente. Cioè, non penso valga questi, poi sicuramente vincerà. E anche quello di Pascal Barry un po' mi incuriosisce. Anche lui ha fatto una sua corsa, l'ha vinta, però 1400, come dite voi, effettivamente per la genealogia non sembra proprio al limite. Quindi vado con Danè, solo vincente, perché a quella quota non trovo la quota piazzata, quindi naturalmente una quota tanto per vedere la corsa e per vedere chi di questi può essere un profilo importante. Luca. Sì, anche a me è saltato l'occhio la figlia di Rizzena, anche perché ho visto il debutto a Kempton. Oggi Roby diceva che a Kempton ha debuttato uno che si chiama Fast Attack dei Crisford e ha fatto i buchi per terra, ma veramente buono. È una femmina che fa Fast Attack, mi sembra. Questa Danè, questa è una corsa per femmine, come diceva Roby, che poi vanno al Boussac. Insomma, Rizzena ha vinto... pluvincitrice di gruppo 2, di gruppo 1 e di Ascot anche, quindi ha vinto due corse a Ascot, sia 2 anni che 3 anni, ha vinto la Coronation, la madre ha vinto i Modler Stold in Irlanda, quindi padre Dubawi, quindi questa qua si ricordo la... anche, scusa se interrompo, ricordo che Rizzena l'altro prodotto è Latest Generation, che non vince mai, cioè quindi non sì, basta sì, no. Non basta non essere figli, però questa qua al debutto ha vinto, sì, no, questa sì. Non ha battuto nessuno, ma è vero che quel nessuno che ha battuto poi è andato a Doncaster e ha vinto. Quindi la seconda della corsa di Danè ha poi vinto. Ecco, è già qualcosa. Poi se vale un gruppo 3 non lo potremo mai sapere. Zellì è la giusta favorita, secondo me. L'altra volta avevo detto che non mi sembrava eccezionale. Ha fatto isolamento cosmico. E poi c'è Lovamure e Sumerà. Le altre non contano praticamente nulla, perché Bughi ha spremuto la scuderia e adesso... non vanno più neanche a spingerli, anche se continuano a correre. Miss Cleopatra è chiusa da Zellì, se non sbaglio, sì. E la spagnola, vabbè, la spagnola, quindi una corsa dei 1, 2, 3, 4, diciamo. Io scelgo Danè, poi vediamo la quota, perché è sempre da vedere. Ok, veniamo alla corsa delle due, che è il Rothschild, è il piatto forte del giorno. Dico subito, una corsa bellissima, ricordo sempre che con tutti gli appuntamenti che ci sono in estate è anche normale che esca qualche gruppo ogni tanto un po' storto, ma non è il caso di questa corsa, che è una corsa veramente bella. Diciamo subito che c'è una linea che emerge su tutte, il che non vuol dire che sarà quella vincente, ma non si può non citare la linea delle Falmouth, perché una linea che vede Snow Lantern, Mother Earth, Alcohol Free, Lady Bowtor, Primo Bacio. Lady Bowthorpe e Alcohol Free hanno vinto a Goodwood, Snow Lantern è arrivata seconda, Mother Earth è la cavalla che appunto corre qui con Primo Bacio e che ha vinto le Guinea Newmarket e poi non ha mai sbagliato una corsa, non ha più rivinto ma ha fatto seconda nelle pool francesi, ha fatto appunto terza nelle Coronation e seconda nelle Falmouth. Primo Bacio è quinta nelle Falmouth, ma una corsa con una monta
abbastanza pessima di Azzeni. Tra l'altro è stata una corsa in cui ci sono state diverse monte, un po' così. Naturalmente, favorita, è normale che sia Mother Earth, perché comunque il team di provenienza la dice tutta, insomma. Infatti 5 mezzi, primo bacio, comunque 4 contro 1, siamo più o meno lì. Ma non è finita, perché c'è Corsamba che ha vinto le pool e torna a una distanza sicuramente più adatta a lei, perché insomma una figlia di The Wow Signal, a vederla nel Diane faceva abbastanza pensare già all'inizio. Poi abbiamo una cavalla come No Speak Alexander, che ha fatto delle ottime Guinea Irish, non si è più rivista da allora, ma Jessica viene qui, la potrebbe tranquillamente portare. Novemba, che è una cavalla quarta ad Ascot, che io l'avevo giocata, ho anche sperato fino a quasi alla fine che potesse prendere il bersaglio grosso. Abbiamo questa Talì, che è in super crescita, insomma, mi sto dilungando perché è veramente una corsa molto aperta. Io dico che la base non può, secondo me, che essere Mother Earth, a maggior ragione se il terreno sarà massimo Good to Soft. Comunque una cavalla che non ha sbagliato una corsa, c'è poco da fare. È vero che i Coolmore a Goodwood hanno fatto pena, ma in Francia quest'anno invece hanno fatto un trionfo, perché hanno vinto tutto. Mi viene anche da pensare che Novemba, che è una cavalla di testa, magari un cippino, se sarà a doppia cifra, potrei anche buttarcelo. Vedo qua 7 contro 1. Poi se vince una delle altre che ho nominato, bene così. C'è anche Axana che ha vinto a Linkfield, c'è Sagamira, insomma, bellissima corsa. Ho parlato anche troppo, mia scelta Mother Earth e simpatia per Novembre. Roby? Hai parlato troppo, ma la corsa merita, ci mancherebbe altro, assolutamente, se non parliamo di queste corse. Allora, aggiungo che, a mio modesto parere, le anziane, ti tiro una bella riga, perché se dovesse vincere un'anziana, lasciamo stare tutto, cioè casca tutto, no? Quindi la corsa per me è tra le 3 anni e non si può prescindere da Mother Earth come punto di riferimento, assolutamente. Io continuo a non pensarla come molti di voi su Coolmore. Coolmore in Francia ha vinto Pool, Derby, Grand Prix de Saint-Cloud e Diane, ditemi voi se non hanno detto. No, io ho detto Goodwood, ho detto Goodwood. Andiamo a vedere a fine anno, perché poi ci sono altri personaggi in giro. E lei, dal punto di riferimento, questo non vuol dire che non la giochi, io gioco primo bacio, anche se Andrea Azzeni non vince dal primo lockdown una corsa seria, voglio dire. Quindi c'è questo problema della monta, diciamocelo chiaramente, è inutile nascondersi dietro un dito. Andrea Azzeni è un ottimo fantino che non sta vivendo un grande momento. Se, come ha detto Luca, il terreno è buon souple, a Deauville non sarà mai duro il terreno, però è galoppabile. Lei mi sembra che sul terreno pesante aveva qualche dubbio. Quindi giocherei primo bacio. Velocemente le altre. Corsamba è comunque, tornando sulla distanza dove ha vinto la pool, va tenuta presente. Novemba, secondo me, ha due problemucci. Il 14... è la prima volta che corre in pista dritta, si è messo con la curva. E in sella ha il Kazako, il fantino Kazako, che ho visto a San Siro, fisicamente c'è, monta bene. Però il fantino Kazako a Deauville col 14, con una cavalla che non ha visto la curva, tenderei a subirla. E ho finito, concludo solo con una... come si chiama? Con una curiosità, c'è... anche una cavalla di Sheila Levery, se non mi sbaglio, no? Quindi anche questa è una curiosità, ci va, ha corso bene l'ultima volta, magari spero di prendere una piazza. Belle Image, adesso non so se pronunciare il francese, come no. In definitiva, gioco su primo bacio, le Falmouth le abbiamo viste, ha avuto qualche intralcio, non avrebbe mai vinto. Però, insomma, è lecito aspettarsi che faccia l'arrivo con Mother Earth. I dubbi mi rimangono per Fantino e, se vogliamo, anche Trainer, che non è ancora avvezzo a vincere queste corse. Va bene, e mi fermo qui. Vai, Massimo. Allora, come avete già detto voi, è una corsa bellissima, con tanti incroci di linee.
sarebbero tanti i cavalli che potrebbero avere un'opportunità di essere al palo. L'ho studiata, però la mia scelta va su Novemba, anche se, come ha detto giustamente Roberto, il numero di gabbia non è il massimo, però è stato rispettato perché ha fatto soltanto 3 corse, 2 l'ha fatta in casa, Düsseldorf, e poi è andata ad Ascot, dove perde da un certo Alcoholic Free, che poi sappiamo che ha vinto le Sussex Stakes, Snowlanter, Motor Art, e c'era Devin Egan sopra. Adesso hanno voluto fare il pacchetto tedesco, portando il kazako, che io ho visto montare anche in Francia, e sinceramente se lotta per la vittoria, comunque ha belle braccia e può fare l'arrivo. Il favorito anche per me è Modern Art, però ho visto che di corse ne ha fatta una di più. Logicamente la linea è tutta per lui, ma sicuramente uscirà fuori qualche altra spada. A me il primo bacio non piace, almeno qui in Francia. Io l'ho giocato quella volta che ha vinto con, mi sembra proprio Andrea, e poi ha fatto un quinto. Io alla quella quota che sembra 8-9, sicuramente Leech Away lo punto su Novemba. E poi se devo proprio provare una sorpresa, io proverei sto Spicco Devil di Frédéric Rossi con Pasquier sopra. Anche questo uno steccato micidiale, però secondo me potrebbe essere un veleno. Vediamo un po'. Poi c'è anche quella di John Harrington, Sean Foley, che anche quella sembra che è una bella cavalla che può stare al palo. Comunque sono tante. È una bellissima corsa che va gustata, e se si riesce poi a non strappare è ancora meglio. Vado su Novemba. Ok. Luca? Io ho giocato il primo bacio, qui c'è il discorso da fare, niente, la linea è quella, Modern Art, primo bacio, allora nelle Falm Out secondo me il primo bacio con un po' più di fortuna, perché Andrea Azzeni è stato anche sfortunato in quel caso perché è rimasto chiuso di dentro e non è riuscito a trovare il buco al momento giusto. Nonostante tutto è quinto a contatto, ma la primo bacio che ha fatto a York ha polverizzato sia Snowlanter che Creative Flair, il Godolphin che vola, è stata impressionante. Quindi se tiro una riga sopra le Falm Out, dove onestamente non ha corso e ha fatto quinta, devo dire che primo bacio deve essere favorita di questa corsa. Massimo rispetto per Modern Art, che è sempre lì, prima, seconda, terza, e io vedo una corsa tra loro due, punto. Perché la linea delle Guinee irlandesi di Non Speak Alexander e Belly Mage, perché la Sheila Lavery viene qua perché è piazzata in gruppo 1, è secondo me abbastanza debolucce, perché abbiamo visto che le due Coolmore non sono a livello di Modern Art, quelle due là perlomeno, non Princess Josephine e neanche l'altra che ha perso dall'anziana. Quindi poi secondo me il primo bacio è quella meno esposta e con ampi margini. Forza Andrea, io sono un tifoso di Andrea, tutti noi lo siamo, sta montando veramente male, è un periodo difficile, spero che una vittoria in gruppo 1 all'estero porti fuori Andrea da questo momento un po' buio. Ok. Beh sì, corsa tutta da vedere, l'abbiamo nominate tantissime, ma era giusto così. Andiamo più veloci con le ultime, naturalmente lo dico a me per primo, perché sono quello che la tira sempre più lunga. Questo è il Prix de Psyché, 3 anni, sempre femmine di 3 anni e oltre, questa volta sui 2000 metri, qua si rivede qualche cavalla che ha fatto il Diane. Dico subito che quella mi sembra più solida, questa Harajuku, che appunto è sesta nel Diane, ma ha una lunghezza e mezza, regge con Joan of Arc fino a un paio di furlong dalla fine, sembrava potesse fare anche meglio, corre comunque bene, era la terza string di Fabre, ma è stata quella che ha corso bene, hanno corso tutte e tre bene. Mi piace meno l'altra di Fabre, Gold Days, anche se potrebbe esserci pure lei. Questa strana The Blue Brilliant, che dopo vince un handicap a Killarney, e viene qua a fare questa prova, ormai si vede veramente di tutto, ma la Jessica se lo fa avrà le sue ragioni, tra l'altro una cavalla in proprietà con John Magner.
c'è Mystery Angel, che è seconda di Epson, ma sempre il solito discorso di George Baghi, e fatemi citare questa Light of Darkness, perché è una cavalla che viene dalla Turchia. Ha vinto, mi pare, anche un gruppo 1 lì, perché qua sul Racing Post non ci sono tutte le corse. Cosa dire? Mi piace quando vengono queste cavalle strane a fare la cosa, anche se chiaramente mi sembra un Everest fatto senza guanti. Dico un nome, Harajuku, però non so se la giocherò. Vai, Roby. Sì, dico anch'io un nome. A me sembra anche abbastanza netta, perché ha sbagliato una corsa sola, quella di Christian, che si chiama Penja. L'ultima. Ah sì, me la son completamente dimenticata di nominare, ma sì, sì, è vero. Ci sta. Sono propenso a darle una prova di appello. Ha sbagliato una corsa sola e togli, tiro la riga sul Sant'Alary, purtroppo però era un po' uno. Il curriculum è impeccabile. Di Mystery Angel hai già detto te, io a me questi cavalli qui, e questo allenatore qui che corre tutti i giorni, non le sopporto, ma che vinca pure, ci mancherebbe altro. E basta, non vado avanti oltre, avete già detto tutto voi, io gioco convintissimo Penja, o Penja, non pronunciare, ho dei problemi. Ok, vai Max. Non c'è molto da aggiungere a quello che già avete detto. L'avete analizzata, secondo me, per i cavalli che potrebbero stare al palo. Anch'io ho visto questo turco, però come giustamente hai detto tu, è difficile andare su senza guanti, è perfettamente... Anche se è a 10, non è che sia neanche a quote altissime. Questo forse fa capire che non è una corsa dove c'è il protagonista, almeno per come la vedo io. Io la faccio breve e dico... Lightstar di Rouget, non perché abbia fatto, cioè ha fatto il Chantilly, ha fatto il Prix de Diane, ma vabbè, l'ha fatto solo per così, per vetrina. L'ultima corsa che ha fatto a Tolosa, comunque è un premio a 55.000 euro. Io provo questa sorpresa, che poi anche questo non è che sta tanto, perché ho visto prima stava a 7, quindi secondo me è una corsa molto aperta, è un each way su Lightstar. Mi garba. Lightstar. Perfetto. Luca. Sinteticissimo, se i francesi perdono questa si prevedono suicidi di massa, perché Mystery Angel penso che sia la nona in stagione e va depennata. L'altra, The Blue Brilliant, a me piace, è quella di dell'Arrington, perché batte Magic Kaga, che oggi ha vinto, quello col nome stupido, Magic Kaga, oggi ha vinto a Nas, quindi si è ripetuta. Blue Brilliant è in forte crescita, fortissima crescita, ha debuttato quest'anno, ha fatto 4 corse, terza, seconda, prima, la porta qua con fiducia, è una piazza, la può prendere, e probabilmente io giocherò la piazza di Blue Brilliant. Perfetto. Chiudiamo con l'ultima corsa, che è una listed e che mi sembra giochi senza frontiere, perché c'è veramente di tutto. Allora, ci sono tedeschi, inglesi, irlandesi, spagnoli, cioè, con questo fantino che si chiama José Luis Borrego García Penuelas, sembra il nome di una telenovela di quelle... ma non ho finito. I cechi, perché c'è Nagano Gold, che conosciamo tutti perché è un cavallo da un grande passato. Insomma, c'è anche un polacco, mi sembra, da qualche parte. Sì, un altro polacco, Night Tornado. Insomma, c'è veramente di tutto. Non ci sono gli italiani. No, è vero. Ma stranamente, perché Bietolini una la poteva anche buttare dentro. Niente, anche qua la faccio breve. Io sono quasi costretto a giocare Staghorn, anche se è un cavallo, chiaramente, allora faccio la premessa, se Nagano Gold corresse come erano ai suoi tempi non ci sarebbe corsa, però non combina niente da un anno e rotti. Insomma, si può anche andare contro. Ero indeciso fra questa Noa Lea, che è una cavalla che va in testa, è una femmina tedesca, che non ha solo le due corse che dice il Racing, ne ha diverse altre. Che è comunque una cavalla che andando in testa potrebbe anche fare selezione a 12 contro 1. E poi ho Staghorn, che è un cavallo che ho giocato a Ascot all'ultima, qui in Alexandra. Ha corso benissimo, fa quarto, magari è mancato un po' in fondo.
secondo me qua può tranquillamente può tranquillamente vincere. Certo, la quota non è che faccia impazzire, perché 11 quarti appunto con questo Circo Barnum qua incredibile. Un altro cavallo che nomino è Karlstad di Pia Brand, che potrebbe essere un cavallo che sicuramente finisce nei 4, nei 3, nei 4. Comunque dai, corsa stradivertente, probabilmente gioco Steghorn e magari mi butto un chip di questa Noalea che, se vado avanti a pedalare con una Sibylle Vogt, una fantina molto brava tedesca, magari una piazza la tiene. Vai Roby. Prima abbiamo parlato della bellezza delle corse, Superfession. Qui è la bellezza dell'essere Deauville. Perché arrivano da tutte le parti? Perché Deauville è bello, perché Deauville si sta bene, perché si mangia bene, si vive bene. Tutte queste parole per dire che gioco Steghorn, e passo la palla a Massimo, tenendo presente che Nagano allunga per la prima volta. Sumillon è il fantino ideale per poterli cavare fuori un numero. Secondo me l'unico che può battere Steghorn è Nagano Gold. Allunga, un cavallo strano, è capacissimo però di piazzare la zampata. Passo la parola a Massimo. Io prendo atto del giochi senza frontiere e gioco il mio fil rouge, come dicevano a quei bei tempi. Io vado con Noalea, perché secondo me, come ha detto Antonio, può andare in testa e sicuramente la distanza la fa. Steve Vogt può fare il bottino pieno. Tanto non è inutile mi dilungo, perché è un miscuglio di bandiere. Sinceramente non vedo il cavallo faro di questa corsa. Quindi sicuramente la quota, ho visto, per l'Itch Away. No, Alea, la finisco qua, senza dire altro. Vai Luca. Io dico che anche Steghorn è un cavallo che va in testa, sempre corso in testa. Quindi se voi dite che no Alea va in testa, Steghorn va in testa, stiamo attenti perché si potrebbero scannare. Non lo so. No Alea va proprio a chiodo. Ho visto i due tre replay delle ultime. A me sembra che anche Steghorn abbia sempre corso davanti. Quindi potrebbe essere una corsa con una buona andatura. Quindi io, quando lo ritrovo un altro cavallo polacco, io lo gioco. Gioco il polacco piazzato, dai, Night Tornado. C'è su Mendizabal, che è quello buono per tutte le... per tutte le stagioni, chiunque arrivi dai cavalli a Mendizabal vince, quindi. Sì, posso fare solo due piccole precisazioni. Sul fatto che ha citato Luca, che sono due cavalli di testa, ma non credo che sia un grosso problema a Deauville, perché fanno il trenino, fanno due trenini. Se vi ricordate le corse di Deauville, vanno un gruppetto sta da una parte, l'altro gruppetto sta dall'altra, quindi dovrebbero. E ultima cosa, poi chiudo proprio, vabbè, citiamolo. Quello che potrebbe però anche vincere, Hopeful, il francese, perché nessuno l'ha citato, volevo citarlo anch'io, è targato a una ditta, a forma, e anche lui ci sta. Nei miei, io dico ancora Steghorn, può essere battuto secondo me da Nagano Gold e anche da Hopeful. Chiudo e mi taccio. Ciao a tutti. Perfetto, ok. Siamo andati abbastanza lunghi, ma la giornata valeva la pena. Sicuramente era già divertente, a essere lì sarebbe ancora meglio. Speriamo di poterci tornare prima o poi a berci un bel bicchiere di Bordeaux guardando le corse. Ragazzi, ringrazio Roby, Luca e Max. Vi saluto e ci sentiamo per la prossima. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao, ciao. Ciao, ciao a tutti. Ciao.